Benvenuti all'edizione di Quilicata TG di oggi, 13 settembre 2023. Sapete che ci piace aprire il telegiornale con buone notizie ed anche oggi abbiamo la possibilità di farlo. Licata ha un nuovo parco. In Via Palma è stata inaugurata la Cittadella del Sole, spazio all'aperto di 7.000 metri quadrati realizzato dalle suore Morinelliane in occasione del giubileo per i 100 anni della fondazione della congregazione. Giubileo inaugurato sabato scorso dall'arcivescovo Damiano. Vediamo il servizio. Nel 1924-2024 ci proiettiamo appunto a questa memoria, 100 anni. 100 anni che muovono da un uomo, il canonico Morinello, Don Vincenzo, che ha una visione, non una visione mistica, ha una visione sul futuro, sull'azione, sull'agire. È un gruppo di donne che sono attratte da una scelta radicale per il Vangelo, mosse in qualche modo da quella frase finale che incontriamo nella parabola del buon samaritano: va e anche tu fa lo stesso. E questo giubileo, questi 100 anni di perseveranza, di fioritura anche all'estero, quindi opera di Dio. La bellezza è che noi, vita religiosa, possiamo interagire con la vita sociale. Loro vengono a visitare, noi interagiamo insieme a loro e insieme costruiamo e abbelliamo la città di Licata. E poi c'è questa possibilità importante concessa da Papa Francesco di lucrare l'indulgenza per tutto l'anno del giubileo visitando la vostra cappella. Sì, assolutamente, è davvero un momento di spiritualità forte perché si manifesta, come ho detto altre volte, questa bontà, questo amore di Dio per noi e quindi chi vuole assolutamente basta cliccare il pulsantino Suore Morinelliane e la porta e la chiesa dove si può lucrare è aperta e quindi venire a porre le proprie intenzioni al Signore. Ed ora, grazie al reportage realizzato da Alessandra Cuttaia, responsabile laica della comunicazione delle suore morinelliane, vi mostriamo la Cittadella del Sole. Vediamo. Ci troviamo nella Cittadella del Sole, a Licata, uno spazio di oltre 7.000 metri quadri all'aria aperta destinato a diverse attività culturali e artistiche. Precisamente nell'area G come gioia, dedicata al motto di questo giubileo, sprigioniamo la gioia, è tempo di festa. Qui vediamo le suore in vari momenti della loro vita religiosa, in Romania con i familiari che indossano gli abiti tradizionali, poi in Colombia, piuttosto che suore in momenti di fraternità e festa, suore in ritiro spirituale, a contatto con la natura, le suore a Pildesti in occasione della posa della prima pietra della nuova comunità che sta sorgendo proprio qui in Romania. Le altre aree hanno ognuna un titolo dedicato, abbiamo l'area A come Alba, dove appunto raccontiamo il sorgere di questa congregazione nel 1924. Qui ad esempio troviamo la primissima foto delle suore con l'abito nero del 1927 e poi tutte le madri generali che si sono susseguite in questo centenario. Area B come Bellezza, dove troviamo tutte le comunità dove ci sono le case di riposo. E poi abbiamo le aree dentro e fuori, con le suore in mezzo alle famiglie, ai bambini, ai nonnini e anche un'area chiamata C come cammino dove si può ammirare l'affascinante rituale della vestizione e professione religiosa. Gaetano Cardella, legale licatese, chiede all'amministrazione comunale di ritirare il regolamento per il contrasto all'evasione dei tributi locali approvato di recente dal Consiglio Comunale. Secondo Cardella, il regolamento è illegittimo. Quei tributi, scrive, sono ormai prescritti per responsabilità dell'ente. Sabato prossimo, 16 settembre, all'Hotel La Storia di Palermo si terrà il Congresso regionale della Democrazia Cristiana. Totò Cuffaro, presidente nazionale della DC, vi anticipa i temi. Vediamo l'intervista. Noi sabato facciamo il congresso regionale e poi nelle settimane successive faremo tutti i congressi provinciali
che stanno a significare che è un partito democratico, un partito libero, aperto, plurale e democratico, dove non c'è una sola persona che sono io, anzi non ci sarò più leader in Sicilia perché andrò a fare il mio lavoro in giro per l'Italia. Ci sarà una classe dirigente che farà le liste per le comunali a Caltanissetta, presentando la lista della Democrazia Cristiana che torna nella scheda elettorale di Caltanissetta dopo tanti anni, e ci sarà la lista della Democrazia Cristiana anche in seno al Consiglio Provinciale, per la cui rielezione stiamo facendo una grande battaglia, perché noi vogliamo rifare le province, vogliamo ridare al territorio una rappresentanza provinciale che manca da troppo tempo, da quando qualcuno pensò di chiudere le province andando in televisione, e pensiamo che una classe dirigente deve avere a cuore il proprio territorio, deve conoscere il proprio territorio. Le province sono la capacità di dialogare tra le autonomie locali e la regione. È chiaro che la Democrazia Cristiana avrà le sue liste sia per le comunali che per le provinciali. A quelli che non vanno a votare io voglio ricordare una frase di De Gasperi che diceva: la politica la si fa o la si subisce. Chi non va a votare sceglie di non fare politica, di non partecipare al gioco della democrazia elettiva e quindi subisce la politica. Chi sceglie di non partecipare rinuncia a poter essere protagonista nella scelta e fa sì che altri scelgano per lui, e quindi non ha motivo di lamentarsi quando le scelte sono sbagliate. Sarà interrogato nelle prossime ore il presunto killer di Pino Sambito, il palmese di 57 anni titolare di un bar in Germania, ucciso a coltellate alcune settimane fa. Il giovane, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia tedesca domenica sera. È una bella stagione, ricca di contenuti ed ospiti d'eccezione, la prossima del Teatro Pirandello di Agrigento. Il cartellone è stato presentato nel corso di una conferenza stampa nel foyer del teatro. Vediamo le interviste. Una delle novità che adesso ricordo è quella che ci sarà sicuramente una comunione di intenti, ci saranno uno scambio culturale anche con le altre nove città finaliste, perché già ad Aosta ci saranno delle rappresentazioni teatrali che poi verranno scambiate con Agrigento. Così lo stesso voglio fare con tutte le altre nove città. Per esempio già la settimana scorsa, quando noi abbiamo fatto quella manifestazione dove ho invitato i nove sindaci delle città e sono riuscito a trasformare una competizione in una cooperazione, dovete sapere che già due o tre città, non ricordo quali per adesso, Spoleto sicuro, hanno ingaggiato già per esempio un nostro regista agrigentino. Questo per me è un momento d'orgoglio, proprio il regista è Marco Savatteri, che li ha impressionati con la sua arte teatrale. Un cartellone molto eclettico, così come piace al nostro pubblico, quindi dal teatro classico al contemporaneo, passando per il brillante e senza mai rinunciare a due pietre miliari, e mi riferisco a Pirandello e Sciascia, che anche quest'anno saranno presenti. Pirandello con Pensaci Giacomino, Sciascia con Un Todo Modo, che addirittura è quello che darà l'avvio alla stagione teatrale, con una prima nazionale, con Un Todo Modo in la versione teatrale reca la firma di Matteo Collura, la regia è di Fabrizio Catalano, cioè il nipote di Leonardo Sciascia, quindi una cosa sicuramente di altissimo profilo. E per il resto ovviamente le nostre aspettative sono significative, perché capite bene che questa stagione, quindi 2023-2024, farà da apripista insomma per il 2025, quindi siamo proiettati in quell'ottica. In tanti alla Badia per colonne sinfoniche, il concerto dell'Orchestra Filarmonica Demetra, del coro polifonico Free Melody e del coro di voci bianche Diade. Iniziativa a cura del Parco Archeologico Valle dei Templi in collaborazione col Comune. Vediamo il servizio.
siamo molto contenti perché al di là di ogni aspettativa la sala si è riempita, è stato bellissimo, hanno voluto due bis e poi la gente ha applaudito, si è alzata per omaggiare musicisti, coristi, veramente uno spettacolo bellissimo, meraviglioso. E poi c'è stata anche la grande partecipazione del pubblico, quindi credo che l'Icata merita questo genere di concerti perché è musica colta, è musica che appassiona, ma principalmente perché è una musica che spazia dal classico alle colonne sonore, al moderno, al rock, quindi l'Icata ha bisogno, secondo me, di questo genere di musica. Sì, è una bellissima emozione il ritorno nella mia città, suonare sempre tra i miei concittadini mi rincuore, mi dà sempre continuità e forza di andare avanti nella musica per esprimere al meglio il messaggio musicale. Sport. Non si sono ancora spenti gli echi del brillante successo dell'Icata Calcio nella prima di campionato nel derby con l'Acragas. Per il gialloblu non poteva esserci partenza migliore, ne è convinto l'allenatore Pippo Romano. Ascoltiamolo. Parlo dei meriti dei miei ragazzi che sono stati oggi encomiabili perché dovevano fare la partita che hanno fatto. Una partita anche a tratti di propositività, nel senso delle ripartenze, ci siamo difesi abbastanza bene, abbiamo concesso poco, quantomeno forse l'angolo, su quell'angolo là poteva fare gol l'Acragas, però poi abbiamo rischiato veramente poco, abbiamo sfruttato bene quelle che sono state le ripartenze, quello che avevo chiesto ai ragazzi di farli tirare fuori e poi attaccargli gli spazi. Abbiamo interpretato bene la partita, i ragazzi sono stati bravi a sfruttare tutto quello che c'era da sfruttare. Lo abbiamo già pubblicato sul nostro portale e lo riproponiamo qui. È un breve video che racconta la gioia degli ultra dell'Icata appena tornati in città dalla trasferta di Agrigento. Vediamo. Vela. La barca licatese South Kensington torna in acqua. Dai prossimi giorni l'imbarcazione dell'armatore Massimo Licata d'Andrea, pluripremiata, parteciperà alla 38esima edizione della Coppa Italia in programma nel mare di Capo d'Orlando, confrontandosi con i migliori equipaggi italiani. Buon vento! E questa era l'ultima notizia del nostro TG. Ci risentiamo alla prossima edizione di Qui Licata TG. Grazie per l'ascolto.